benvenuti se non mi sentite ora mi dovreste sentire eh, marco mi senti mi puoi dare un cenno buonasera marco buonasera massimo antonio e tutti gli altri che seguiranno a questa serata e eh, che guarderanno in differita la presentazione se mi dai un feedback marco non vedo nessun feedback allora sì ok grazie marco per il feedback perfetto allora dicevo eh, siamo nella nella fase co conclusiva delle tappe eh, tra due eh, tra due giorni e qualche ora si passerà dalla fase 13 Punto 3 alla fase 14.1. Questo significa che la società Skyway ha completato eh, tutti eh, i processi di, eh, di sviluppo della fase 13 e si passa con un nuovo inizio di fase a uno sconto sulle quote societarie inferiore. Quindi con un dollaro si eh, potrà eh, prendere meno quote. Quindi affrettatevi ehm, a partecipare al progetto eh, perché lo sconto attuale ri si ridurrà eh, alla fine della tredicesima fase, appunto eh, all'inizio della quattordicesima. Dicevo che mh, il programma eh, Stazione Radio Leggende FM ha eh, dato uno spazio al, al, alla tecnologia di trasporto Skyway, hanno parlato hanno parlato mh, di questa evoluzione tecnologica e ehm, sa saranno, sono stati presentati per un, un approfondimento in diretta su questa, questa stazione radio bielorussa per raccontare i principali risultati del progetto e il passaggio alla penultima fase, che è appunto la fase 14, la fase di sviluppo. Questo eh, è importante giusto per informare anche nel paese bielorusso di che cosa sta facendo Skyway. Skyway sta amplificando, ampliando eh, il, diciamo il, il capannone, lo stabilimento nel quale, eh, nel quale Skyway sta realizzando la produzione vera e propria dei materiali rotabili, dei mezzi di, eh, di trasporto e delle infrastrutture. Eh, c'è un, appunto una verifica della produzione eh, di Skyway, una verifica eh, diciamo legata alla eh, un attimo che non vedo ecco la, legata alla specialisti di SciGlobal, Global che sono eh, diciamo, eh, delle persone addette a una supervisione sui sistemi di gestione ambientale e sulla salute, la sicurezza sul lavoro. Questa è una verifica e un controllo del sistema di gestione certificato l'anno scorso. Quindi le, eh, diciamo che Skyway l'anno scorso è stata certificata secondo le, eh, le, diciamo, le specifiche sui sistemi di gestione ambientale. Gli esperti della società hanno visitato il centro di prova Leco Technopark, le officine di produzione Skyway e altre divisioni dell'azienda. Quindi hanno esaminato tutta la documentazione, hanno verificato le attività dell'azienda nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro e nell'ambiente. Questo è fondamentale anche nei paesi eh, esteri e eh, diciamo che questa verifica ha portato eh, a una eh, a un um, a una diciamo verifica accertata eh, di un buon un buon esito del lavoro coordinato dal team skyway e eh, un'attenzione dalla direzione per la sicurezza appunto sul lavoro e all'alto livello di cultura della produzione quindi c'è una un'alta formazione un'alta eh, diciamo, eh, formazione professionale degli addetti all'attività produttiva. Sulla base di questi eh, risultati, eh, gli specialisti della SAI Global, che hanno appunto fatto la supervisione, hanno eh, diciamo, confermato che il sistema di gestione ambientale e di gestione della salute e sicurezza di Skyway nelle, eh, fa parte ed è certificato nelle norme internazionali ISO 14001 2017 e ISO 45001 del 2018 quindi questo ri, eh, ricontrollo a distanza di un anno ha eh, mantenuto un esito positivo di tutto il eh, comparto tecnologico e quant'altro ovviamente eh, il diciamo il settore di produzione si sta ampliando con nuove nuovi eh, macchinari e, e queste nuove macchinari sono uno de, di, di questi macchinari l'ultimo a, a essere arrivato nello stabilimento è la nuova fresatrice della beaver la beaver è un'azienda molto importante che è fornitrice di questa eh, di questa macchina che serve per fresare eh, questo impianto è stato consegnato di recente nella produzione Skyway ed è in grado di lavorare con tutti i tipi di legno, vetro e plastica. Ha un'elevata rigidità e durata del centro di lavoro Beaver che consente la produzione di progetti molto complessi. A questo punto c'è una fase di formazione degli addetti alla, alla, diciamo, al centro di lavorazione e chiaramente ci sono anche dei video che possono essere visti e che mostrano il la fresatrice per, per skyway sulla sul portale eh, sul portale eh, diciamo eh, di skyway capital c'è stato anche un incontro importante dei rappresentanti delle aziende tecnologiche, cioè gli, spe gli specialisti della eh, Dussol Systems, che praticamente sono venuti a fare un, un incontro appunto sull'azienda sull e chiaramente questi, questo incontro ha portato alla a, a ribalta, qui a, proprio a Minsk, ehm, il fatto che questi esperti hanno dimostrato tecnologie in grado di migliorare le prestazioni del trasporto di stringa quindi attraverso questi software si è eh, dimostrato il miglioramento delle prestazioni e hanno parlato a questo incontro del fatto che si può ehm, si può eh, modulare il software do digital simulation e questo, questo software si potrà, potrà essere utilizzato per valutare l'impatto ambientale su tutti gli elementi del trasporto Skyway. E perché? Perché è uno strumento eh, informatico che simula varie condizioni meteorologiche e aiuta a risparmiare denaro sulle prove in condizioni reali. Quindi è un software di alto livello utilizzato dai maggiori eh, brand mondiali ed è stata presentata la piattaforma 3D Experience, cioè la piattaforma in eh, tridimensionale, la quale eh, permette di creare un ambiente virtuale per l'interazione tra tutte le divisioni dell'azienda. Alla conclusione di questo incontro tra la Dussol system gli, gli specialisti della Dussol Systems e eh, Uninsky Strings Technology, è stato dedotto che l'assistenza è utile per ottimizzare la produzione dell'azienda stessa e in questo caso i, i tecnici della Dusso Systems eh, condurranno anche eh, un audit quindi una verifica sul posto, sul sito di produzione Skyway e prepareranno un programma per la rior riorganizzazione dei processi Tecnici in un string technology anche questo è un dato molto importa importante bene bene eh, detto questo o oh, benvenuto maurizio alleluia sono contento che ci sei riuscito <ride> detto questo abbiamo appena finito le, le novità di, di questa settimana eh, il progetto Skyway è partito da, come sempre, tutto parte nella testa di un uomo, eh, Anatoly Uninsky, ingegnere che si è laureato nel, negli anni 70 eh, e ha iniziato nel 1977 a progettare su, con degli schizzi su, eh, su foglio, eh, su carta, la sua visione, quella di trasportare le merci e, e, e i passeggeri e, e qualunque cosa, sopraelevati da terra per poi elevarli nello spazio, perché eh, secondo la sua teoria per non distruggere completamente la Terra dobbiamo portare l'industrializzazione nello spazio. Prima di, di portarla nello spazio ovviamente c'è tutta una serie di situazioni da sviluppare nel, sul terreno, sulla ter terra terrestre. E, e perché c'è bisogno oggigiorno di eh, nuove tipologie di infrastrutture che permettono di viaggiare in sicurezza in modo indipendente, senza dover stare alla guida del mezzo e quindi c'è la possibilità di, ehm, di portare questo beneficio a tutta la comunità mondiale attraverso la tecnologia Skyway. E ad oggi è l'unica tecnologia in grado di poter trasportare le persone in sicurezza, in autonomia senza dover avere un personale addetto alla, al pilotaggio dei mezzi, sono tutti autocontrollati e sussiste l'intelligenza artificiale che permette di mettere le persone in sicurezza anche nella fase di, eh, diciamo di fermata dove eh, i passeggeri vengono scaricati o vengono caricati. Ehm. Sappiamo che eh, questo progetto è partito dal lontano eh, '77 con i progetti su carta di Unitsky per poi arrivare fino eh, concretamente al 2015, quando è iniziata. È stata messa la prima pietra miliare eh, al chilometro zero che è stato immortalato sul terreno del, di, di Minsk in Bielorussia. E questo chilometro zero rappresenta un pochino la storia, il cambiamento epocale che può essere quello delle infrastrutture per il trasporto eh, sopraelevato. In questi cinque anni siamo a conclusione del 2019, possiamo dire in questi cinque anni è stato fatto veramente tanto con l'aiuto di tutti quelli che hanno partecipato e che in futuro parteciperanno a Skyway. In che modo? Sostenendo l'azienda. Azienda in start-up, eh, siamo alla penultima fase, siamo in addirittura d'arrivo, non vediamo l'ora che tutto si eh, realizzi e si, più che si realizzi perché già tante cose sono state realizzate, ma si completino in modo tale da avere un sacco di eh, possibilità lavorative economiche e, per poter muoversi liberamente nel mondo e, e girarlo e dare eh, l'accessibilità anche a, a più persone che magari oggi non se lo possono permettere questa è la sede 1 dove ci sono eh, diversi reparti aziendali, eh, marketing, finanza, amministrazione, eh, ci sono 15 uffici addetti alla progettazione, quindi qua abbiamo la prima sede importante di Skyway. La seconda sede è la sede di produzione, è stato anche appena terminato, appena costruito appunto il, il nuovo stabilimento dove si stanno ogni settimana aggiungendo delle, delle macchine, avete appena visto la fresatrice. La scorsa settimana abbiamo visto un'altra eh, un macchina molto importante che, viene, che eh, proviene dal Giappone e quindi questa sede è eh, diciamo, sede di sviluppo, di progettazione, di evoluzione dei mezzi di trasporto. La sede 3 è una sede dimostrativa dove eh, con questa sede si è lanciato veramente il progetto Skyway. l'ecotecno Park è una vetrina nel mondo dimostrativa delle linee eh, Skyway, diverse tipologie di linee, si è partito con un progetto di fare di costruire tre tipologie di linee, oggi ce ne sono ben sei e, e si stanno sviluppando tutta una serie di eh, di eh, tecnologie e, e di test in questo eh, ecotecnopark. L'ecotecnopark è stato visitato da molte delegazioni in tutto il mondo e proprio da qui parte tutta la negoziazione di tanti contratti, di tanti progetti in essere che si stanno sviluppando. Il primo tra tutti è il primo progetto al mondo eh, eh, dove si trasporteranno eh, le persone ed è a Sharjah negli Emirati Arabi si sta realizzando una OSE tecnologica eh, che sarà interfacciata all'università americana con la quale si sviluppano queste tecnologie questo polo tecnologico è in fase di costruzione c'è molta riservatezza tuttavia eh, grande testimone eh, un nostro caro amico Enrico che eh, lavora nella zona degli Emirati Arabi. Eh, lui è sentito dire anche da suoi amici che lavorano in questo territorio: è, è molto, eh, si, um, si sente parlare molto di, di Skyway, ci sono molti cartelloni. E nonostante tutto ciò gli Emirati Arabi eh, un po' eh, lasciano trappelare tutto questo attraverso poche informazioni. Skyway eh, è molto sigillato, non può diffondere né foto né, eh, né video in questo momento, c'è pro proprio il riservo più assoluto. Considerate che eh, nell'ottobre 2020 ci sarà l'Expo negli Emirati Arabi, quindi si sta lavorando per questo. Quindi l'urbanizzazione eh, è, diciamo, è arrivata a un collasso, eh, c'è poco spazio per, per muoversi e quindi c'è una tendenza negativa nello sviluppo della società, a tal punto che le grandi città, le nuove città, l'ultima tendenza dell'urbanistica è quella di vietare le automobili, cioè di cambiare il metodo di, di movimento o con mezzi eh, elettrici oppure con nuove tipologie di infrastrutture che vanno a riempire degli spazi liberi che possono essere quelli, gli spazi sopraelevati nelle, eh, nelle strade e nelle autostrade. Quindi la Sky City, cioè la città di Sky, pensata come Skyway, è una soluzione di città lineare dove la tecnologia si sposa con l'ambiente, la, eh, diciamo Dicevamo, siamo conosciuti, ormai Skyway è conosciuto in tutto il mondo, eh, ci sono delegazioni che sono arrivate da diversi paesi mh, che hanno visitato l'ecotecnopark che hanno messo piede su questi mezzi di trasporto, hanno dimostrato che questa tecnologia funziona e, ed è <ride> la soluzione per tanti problemi della sicurezza, dei costi, della gestione e, e dell'energia eh, necessaria rinnovabile per questi mezzi. Skyway è stato presente in questi ultimi due anni alle fiere più importanti a livello internazionale dei trasporti, ben 18, e ha, ha costituito per 83 brevetti diversi in diversi paesi, dall'America al Giappone alla Cina all'Europa e il successo dello sviluppo di Skyway è dovuto a un forte team internazionale di cui fa capo l'ingegner Anatoly Juninsky. Quindi è tempo di cambiamenti globali nel settore dei trasporti, l'Unibus ad alta velocità è stato messo in fase di test per il trasferimento dell'energia eh, alle ruote, eh, alle ruote nei, nel, nel, nello spostamento eh, e questi test sono stati fatti all'Ecotechnopark anticipando un pochino se vogliamo, i test che dovranno essere fatti anche negli Emirati Arabi dove le temperature sono radicalmente diverse rispetto a, alla Bielorussia. Skyway è stato definito eh, per, da Unischi, ma anche da eh, altri opini opinionisti, è il mezzo più sicuro, più veloce, più economico di qualsiasi altro trasporto esistente. Risolve efficacemente qualsiasi problema di trasporto e di infrastruttura. Sappiamo che si va a posizionare da un punto di vista eh, di costo eh, di consegna, quindi eh, velocità di consegna e tempo, e costo di consegna e tempo di consegna in, in un punto decisamente migliore rispetto a tutti gli altri mezzi eh, per quanto riguarda il tempo prossimo all'aereo, per quanto riguarda i termini di costi addirittura inferiore a quello della, della nave. Potete eh, approfondire nella, nel sito di unischi www.unischi.com. E qui eh, ho già detto che ci sono state fatte delle prove della struttura della linea e del nuovo captatore di corrente. E, in questi cinque anni UNISCO ha progettato eh, tantissimi mezzi, eh, diverse tipologie di mezzi a seconda del contesto della, eh, della linea che deve essere sviluppata. Questo perché? Perché ci sono esigenze diverse, ci sono territori diversi, ci sono paesi. Che hanno eh, difficoltà diverse, non c'è solo l'urbanizzazione delle città, ma ci sono anche eh, collegamenti tra mon collinari, montuosi e, e di mare e di laghi. Anche le università studiano Skyway, portano eh, nelle, le, diciamo, nelle tesi di laurea il trasporto Skyway, e questo fa ben sperare. Che ci sia una, eh, un coordinamento anche con i governi. Quindi è, sono, è nata una nuova scuola di urbanistica eh, a Nizhny Novgorod, e, e quindi sono tutte iniziative importanti che vanno a fermare quello che appunto INISC ha detto: trasporto sicuro, il più sicuro del mondo, il più ecologico, il più efficiente e dovrebbe essere in tutto il mondo. Sono state fatte anche test per, eh, attraverso l'intelligenza artificiale per il riconoscimento dei, delle persone nel momento in cui questi mezzi si spostano e si muovono all'altezza dell'uomo. Dell eh, addirittura questi sistemi di controllo attraverso radar e sensori eh, permettono di individuare un ostacolo anche al, eh, dietro a una colonna quindi quando non è, non, non è visibile e quindi eh, questi mezzi si eh, rallentano e a quel punto se ci fosse un traversamento improvviso addirittura si fermano o, o, o ancora meglio vanno all'indietro Qui vedete una foto dell'Ecotecnopark dove un mezzo, l'unibus, traina un altro unibus che è eh, guasto. Abbiamo già visto l'impianto di produzione, ne abbiamo già parlato, quindi andiamo avanti. Eh, dal laboratorio di Skyway è uscito a Minsk l'humus per il mondo intero, l'humus che è stato creato da, attraverso ehm, il miscuglio di diversi terreni, eh, arrivati eh, a Minsk attraverso le, gli invitati all'Eco Festival, che si è tenuto eh, il 17 agosto eh, a, in Bielorussia, appunto. E quindi questi, questi campioni di terreno sono stati mescolati: eh, campioni di terreno che eh, si erano raccomandati di essere eh, diciamo naturali, che, senza prodotti chimici. E questo humus farà veramente eh, la differenza perché andrà a concimare terreni difficili come il deserto, come la sabbia del deserto. Sono state fatte delle trattative importanti con i, i fornitori di materie prime per la produzione in serie del trasporto di stringa, azienda eh, belga che vanta di più di 29.000 eh, dipendenti e presente in, in, in più di 45 paesi al mondo. Il, il complesso eh, dell'Ecotecnopark si sta evolvendo, ci sono nuovi eh, mezzi, ehm, cioè nuove soluzioni di, di, di linea, ci sono diciamo, anche infrastrutture delle eco-house che sono state realizzate per contenere tutti quelli che sono eh, le, la gestione dei servizi all'Ecotecnopark. Il trasporto di string è stato premiato in questi anni in diversi importanti progetti e eh, Si parla di Skyway anche nel portale giapponese Emira, quindi davvero è importante questo passaggio. Eh, per quanto riguarda l'evoluzione dei progetti c'è già una mappatura eh, dove c'è, si va, vede già uno sviluppo importante della linea di 25 km negli Emirati Arabi. Eh, è una linea dove ci sono presenti 15 fermate e eh, ovviamente si sta eh, lavorando anche per progetti diversi in paesi diversi. Potete notare come man mano che andiamo avanti con gli anni aumenteranno i numero di chilometri realizzati e installati e eh, ovviamente anche la possibilità di avere delle... Eh, degli sviluppi su progetti eh, paesi diversi che non sono quelli eh, tradizionali di, eh, degli Emirati Arabi dove lì hanno veramente i soldi. Eh, C'è un altro progetto importante che è quello del Perù dove andrà a collegare più di eh, eh, una decina di, eh, di città eh, principali. E comunque sia aumenteranno i chilometri di percorrenza installati e via dicendo quindi c'è veramente tanto tanto lavoro eh, che eh, può essere fatto abbiamo già parlato del portale Emira e mira e chargia abbiamo già vi parlato di chargia questo è il cantiere con delle foto eh, già datate perché non c'è stato più eh, la possibilità di eh, fare fotografie e comunque sia il progetto sta andando avanti se ne parla molto nel, in, in loco ehm, è stato ehm, già la fase, il passaggio di fase è dovuto anche al fatto che in autunno proprio 2019 eh, si è ehm, eh, si è raggiunto il, la prima dimostrazione del trasporto di screen skyway eh, negli emirati arabi a sharjah quindi questo è un dato ufficiale ehm, gli unici canali che hanno potuto diffondere la notizia sono canali eh, televisivi degli emirati arabi dove trasmettivano servizi sulla visita dello sheikh di Sharjah al centro eh, di innovazione skyway quindi diciamo che ehm, eh, sì, eh, gli arabi si sono esposti su questi progetti perché hanno visto che comunque c'è della concretezza, della serietà, dello sviluppo e, e quindi investono su queste, eh, su queste nuove tecnologie di trasporto. Investono anche sulla blockchain, sulle, sui, sulla cryptocurrency e la blockchain sappiamo che è la tecnologia fondamentale affinché... Eh, si possa eh, gestire tutta una serie di giganti di, da, di dati che sono veramente importanti da gestire, Dalla, eh, dai mezzi che si muovono, da, eh, eh, chiaramente dai mezzi che si muovono, dalle, eh, dalle, dal trasporto delle merci. Eh, dalla gestione delle linee eccetera eccetera quindi tutto passerà attraverso questa tecnologia una tecnologia che eh, condivide eh, tutti i dati ma in modo decentralizzato quindi non c'è una super parte di che, che va a controllare il tutto ci sono nuovi piani di, eh, di crescita piani infrastrutturali dove Skyway eh, introduce la tecnologia verde. La tecnologia verde altro non è che impianti di produzione di energia rinnovabile che vengono, eh, vengono definiti come centrali solari. Quindi il progetto Skyway eh, si di, eh, diversif diversifica attraverso eh, centrali solari e progetti di carichi commerciali importanti. Eh, trasporto passeggeri e complessi infrastrutturali e eh, trasporti ad alta velocità e complessi infrastrutturali. Questo è, è, è lo step, eh, l'obiettivo eh, dei progetti Skyway. Verranno fatte delle, delle, diciamo, delle fermate, eh, quindi tras, eh, complesso di trasporti e infrastrutture del secondo livello. Centrale elettrica solare e non dimentichiamoci le case ecologiche. Eh, la casa pensata da Munichi da installare negli Emirati Arabi è stata ferma un mese perché gli Emirati Arabi non accettavano ehm, che la, la, la costruzione dell'eco-casa del, dell fosse in legno. Poi ovviamente eh, con il potere si può fare tutto e hanno dato il permesso anche di farla ecco, in legno anche perché ha, eh, voleva vuole dimostrare che anche con i materiali naturali si può isolare le case e si possono raffrescare quindi anche stazioni a torre della blockchain abbiamo parlato e fondamentalmente anche il contesto di Sviluppare nuovi impianti tecnologici che però non vanno a impattare eh, molto probabilmente sull'ambiente. Eh, perché? Perché eh, pia piantando la vegetazione si va a eliminare eh, sul territorio eh, diciamo, l'inquinamento che è compensato nel, con l'anidride carbonica. I progetti. Eh, siamo quindi, abbiamo detto, eh, entriamo nella penultima fase eh, delle 15, 15 totali TAP di Skyway, siamo eh, nella quindicesima fase, si, diciamo così, siamo al punto zero, ehm, per, ehm, per iniziare a sviluppare i progetti mirati, finanziati attraverso eh, gli, eh, gli SVG, che sono gli Skyway Global Tokens. Questi SVG eh, generano una, una economia eh, parallela a quello che finora Skyway ha fatto e eh, questa moneta parallela viene accettata eh, dalla Skyway semplicemente ed esclusivamente solo questa moneta la SWG questo eh, perché? perché chi studia la, la progettazione e il design, chi costruisce una cavalcavia di trasporto, chi costruisce le infrastrutture di trasporto, ehm, chi gestisce il controllo di gestione della sicurezza e della comunicazione e così via, sono persone che per eh, veicolare il loro business su questi segmenti hanno bisogno di, ehm, di, eh, eh, hanno bisogno di acquistare un veicolo costruito sulla stazione ferroviaria attraverso anche questi token eh, questi token che si chiamano svg questo ci assicura una crescita stabile di questi token perché questi token possono essere venduti in misura minima questo ci assicura appunto una crescita stabile dei token svg ok Abbiamo anche delle landing page, cioè delle pagine di atterraggio dove ci può essere persone che sono interessate al progetto Skyway. Nella sezione partner avete questi link nuovi dove si riportano a, uno, a una, un sito di Skyway dove c'è la possibilità eh, in modo virtuale di analizzare le varie stazioni come se fossero vere. Quindi la nuova landing page EcoTecnoPark Park che ci permette di, eh, di guardare l'EcoTecnoPark le, a 360 gradi. Okay? Quindi nella sezione strumenti dei partner troverete questi link importantissimi. Bene, siamo eh, quasi alla conclusione. La fase... Eh, siamo nella fase eh, iniziale del 14.1, cambiano le fasi, ma il sistema tecnologico va avanti e si arricchisce sempre più con eh, macchinari, tecnologia, eh, sviluppi progettuali e quindi questo fa ben sperare che ci possa essere veramente questo salto eh, di qualità importante che tutti noi ci aspettiamo. Abbiamo iniziato questa avventura con la raccolta dei fondi attraverso il Crowd Investing Equity, quindi una forma di sovvenzione alle società in start-up, quindi anziché chiedere finanziamenti alle aziende, eh, la, le società possono chiedere fondi ai cittadini privati. Naturalmente questo comporta un'acquisizione di quote, genera dividendi erogati dall'azienda in proporzione al numero delle quote possedute e agli, agli utili distribuiti da Skyway nei prossimi decenni. Se uno eh, acquista delle quote societarie di Skyway diventa coproprietario di una società globale eh, e si farà parte della società di trasporto più grande al mondo. Quindi eh, si partecipa allo sviluppo della più alta innovazione tecnologica dopo la scoperta della ruota, a mio avviso, perché eh, gli aspetti positivi sono molto, molto evidenti. Sappiamo tutti, eh, già detto, ribadito e ri risaputo, che Skyway non è un prodotto finanziario e, come tale, non è un. Eh, non ci sono garanzie eh, in questo senso, tuttavia è, è importante e di buon uso eh, fare, eh, fare attenzione al fatto che non essendo un prodotto finanziario non c'è garanzia di eh, ritorno economico, quindi mettere quello che uno ritiene più opportuno mettere, cioè senza andare in difficoltà eh, con economica e perché questo è un prodotto, abbiamo detto, non finanziario, quindi un prodotto molto, eh, molto appetibile e eh, chiaramente questa modalità di crowd investing non potrà andare avanti eh, ancora per molto, perché, perché chiaramente eh, eh, anche in Italia vige delle leggi dove... Eh, c'è bisogno di passare attraverso la banca, quindi Skyway si sta già muovendo in tal senso per trovare una soluzione vincente di una, eh, di una banca istituzionale che permette di eh, raccogliere fondi liberamente attraverso appunto, la banca stessa e per aiutare a concludere questa, questa fatidica fat eh, fase che è la fase 15. Qui ci sono diverse tipologie di abbonamento. Eh, per chi è interessato faccia, ehm, diciamo, faccia mh, seguito a, quello che è, a quelli che hanno invitato queste persone. E, eh, abbiamo detto che questi, questi, queste quote possono essere diverse, si può partire dai 15 dollari una tantum a salire anche a 150.000 dollari a seconda della possibilità e dell'esigenza di un'azienda o di, una, di un, una persona fisica i più gettonati sono l'innotrans trans eh, che costituiscono tre rate da 1000 dollari e ogni ad ogni rata vengono eh, incrementate le quote oppure c'è l'avvio rapido con due, eh, due rate da 300 dollari per un totale di 600. Poi c'è quella del bambino e dello studente che sono quote che eh, si possono intestare ai minorenni e, e naturalmente al compimento del diciottesimo anno saranno loro a avere la potestà di, di decidere cosa farne. Questo è il certificato che attesta il eh, riconoscimento di quel numero di quote per, quella particolare, eh, per quel particolare alunno. E un certificato che ricevete da mosca poi naturalmente siamo ribadisco nella eh, quasi per passare alla fase eh, 14 siamo in fase 13.3 quindi siamo agli ultimi sgoccioli della fase 13 e, e quindi approfittate di questi giorni che c'è ancora eh, l'acquisto con lo sconto della tredicesima fase Bene, questo è un riquadro riassuntivo della serata eh, dove ci sono le foto più rappresentative dell'anno. Eh, molto sono state diciamo eh, prevalentemente eh, catturate attraverso l'eco festival che è, si è tenuto proprio in agosto a, a Minsk in Bielorussia. Bene, costruiamo Skyway, salviamo il pianeta, salviamoci il pianeta perché chiaramente eh, Skyway sta andando avanti, si sta sviluppando e, e noi eh, cittadini comuni mortali dobbiamo sensibilizzare l'opera di eh, raccolta, eh, raccolta diciamo, eh, legata appunto, allo sviluppo dell'azienda della, dell e del progetto Skyway. Eh, con questo vi lascio a un breve filmato, eh, mi raccomando, eh, conclusione della fase, fase 13.3, si passa alla penultima fase, lo sconto si riduce ulteriormente, le nostre quote eh, prendono valore, vi suggerisco di fare un conteggio da quando eh, avete, fatto, avete preso eh, le quote e rispetto ad oggi quanto le acquistereste. Eh, c'è veramente un per 4 o un per 5 di valore rispetto a, a quando l'avete presa l'avete presa bene eh, buonanotte marco buonasera natalino benvenuti e bentornati e vi aspetto al prossimo webinar che faremo a questo punto ehm, potremmo farla anche prossima settimana per, con le novità della fase 14 quindi vi do appuntamento a martedì prossimo ora ve lo, lo scrivo già sui gruppi per martedì prossimo con il cambio di fase alla fase 14 un saluto e buona notte a tutti وحدات النقل المعلقه نظام نقل متطور ومتميز في سماء مدينه دبي تجربه نقل حضريه من خلال عربات ذات تصاميم عصريه تصاميم فريده للمحطات ومتناغمه مع تصاميم محطات مترو دبي